Stamattina, al di là di questo titolo che vedete, quando ho letto arrestato l'avvocato Angiolini, di qual è finita il nostro dibattito Finita sulle la nostra notizie collaborazione. stampa, e invece si trattava di un altro avvocato, tra l'altro già radiato dall'albo degli avvocati. Quella è la notizia nazionale che mi ha colpito, che poi tra l'altro è riferibile anche alla località, è quella su Eutelia, perché c'è gente che ha famiglia, c'è gente che non riscuote, non sta riscuotendo la cassa integrazione, e l'INPS ha detto: noi ci abbiamo da fare. Allora loro hanno detto: vabbè, noi ci mettiamo a disposizione gratuitamente per lavorare per l'INPS. E l'INPS ha detto: eh no, perché dopo c'è della privacy, c'è. Però ora ha detto: è tutto a posto. Allora io direi ai nostri governanti, Di svegliarsi un pochino. perché secondo me ci hanno preso per polli proprio perché ci governano. Se dice: vado a governare i polli. Poi soprattutto chi non ha il lavoro, Oh. chi non ha lo stipendio, c'è da mantenere le Poi famiglie. c'è Brandi, Ah! ex. Perché questa? Perché gli ha Eccolo cambiato qua, è Fiorentino questo con qui nella questo foto. bilancio. È ex sindaco di Castiglione Fiorentino, che tra l'altro a me personalmente mi è molto Anche a simpatico. me. Ecco perché fai a. Perché si capisce Insomma, ci sono sei gli ispettori del Sì. Ministero dell'Economia hanno rilevato nel comune di Castiglione Fiorentino 16 gravi anomalie Anomalie, sul bilancio. bilancio. Che vuol dire, scusa, te che sei una. E vuol dire che questo bilancio non è stato redatto, Il cervellone, capito? non è stato redatto o secondo le regole, oppure sono state fatte delle operazioni di dubbia, diciamo così, legittimità. Allora, in questo caso Diciamo lui così. è stato promosso all'estra perché è diventato presidente dell'estra. Ma da noi in Italia usa così, promuovere, capito? No, Usa promuovere io per voglio dire, lui, premiare sia che uno faccia a bene me sia è che uno faccia simpatico, male. è un amico, ma anche Fanfani mi era simpatico, l'ha messa su Ma la coglioni nei simpatia è giorni una cosa fa. e la capacità di No, perché amministrare il è Penna, un'altra. il Cherubino, Me il lo ricordo Penna, mi ha bene. telefonato, mi ha detto: ma lo sai che Brandi, essendo presidente dell'estra, ha rinunciato al SUV che gli sarebbe spettato d'ordinanza, gli danno Sì, proprio un hai SUV, un capito? fuoristrada. E io ho detto: beh, mi sembra un bel gesto, insomma, per andare verso il risparmio. No, ha detto: perché ci arriva a vedere la via. Può anche È darsi, proprio ci mette un ignorante. cuscino Ma sotto. quello che mi ha colpito di più, ecco, le lanterne, Oddio, le lanterne in Piazza lanterne. Vasari, Non sappiamo più che perché queste ci mancavano. Le lanterne ci giovedì scorso mancavano. l'hanno fatta in Piazza Sant'Agostino, Ah, e ora perché sennò le sono gelosi, lanterne. E allora ora, voglio no, delle non sono lanterne. gelosi perché No. Piazza Vasari non l'ha cacata nessuno questa Ah, ecco, notte. benissimo. Allora, Là ci ora. metto le lanterne. No, le tirano, sono come delle mongolfiere col fuoco dentro. Cioè, per Voglio. attirare la Bravo. gente in Piazza Grande hanno studiato le lanterne. Allora, secondo me voglio vedere se dà fuoco al prato prima di Qualcuno tutto. poteva Ma la andare. mia domanda a te, come ex politica trombata più volte. Grazie, molto gentile, in senso politico E naturalmente. certo, Sì, è vero, in mica senso te volevo politico. dare della mignotta, In senso direi. politico, Trombata più volte dai suoi, Chi? Mica da capito? quell'altri, è Perché sempre dal così. nemico sarebbe violentata, Così, in invece dai, quell'altro modo, sì. consenziente. Guardati sempre dall'amico, dal compagno di partito. Dunque, allora, mi hai fatto dimenticare la Delle domanda. Ah, lanterne, vuole ecco, no. sapere il Se, senso delle ti sembra lanterne? questo delle notti bianche, le notti rosa, le notti di qua, il modo di rilanciare l'economia di una No, città? A me no. manca a me. Anzi, a me Come, sembra una cosa grande si dovrebbe spiaggia. fare? Allora, prima di tutto dovremmo fare delle opere importanti come le infrastrutture. L'aeroporto non l'hanno voluto e ci vogliono solo i parchi e i prati. Nessuno si muove per far fermare i treni, la Frecciarossa, l'Eurostar ad Arezzo, invece ci saltano completamente. Quindi è inutile fare le nottate se non mettiamo i turisti in condizione di poter venire nella nostra città con un'estrema facilità come è per le altre città. Cominciamo a tenere i negozi aperti tutto il giorno e tutti i giorni della settimana come si fa nelle città d'arte e no che i turisti vengono qui alle 2 del pomeriggio, sono chiuse persino le chiese. Queste sono poche Infatti cose. questo mi fa ridere che Questo una bisogna notte, un fare. giovedì E si giovedì decida che di cosa tenere posso aperti. I fare? negozi devono avere un Niente. orario Non continuato si fa sempre sempre, come fanno nelle città come fanno d'arte. nelle città d'arte, nelle città turistiche. Oh, Appunto. scusa, Tom, Appunto, poi è utile costruire gli alberghi, no? al di là. Se poi dopo non si Certo, mette la città in condizione di avere i turisti. Quindi secondo me non servono a niente, Unica. soltanto a dare così un po' di fumo negli occhi per la Con le gente. lanterne, Con le perché dopo lanterne. pigliamo un fuoco e danno il fumo. Allora, però Lasciamo.
certe cose non le vuoi dire, ora le fa Fanfani e te frega, perché non te ne frega niente a me. Allora, l'unica notizia positiva è che sembra che sia ripartito la pelletteria. Pelletteria? Una notizia economica. Ad Arezzo, le borse, le scarpe. Qui c'era una notizia qui, no? Vedi? Volano le palle, no, quelle girano. No, quelle girano. Volano le pelle e scarpe. E scarpe, sì. Bene loro, da te che c'è il tuo marito fa le scarpe. Infatti, io sono molto contenta e tranquilla. Ma te eri già contenta quando lo sposasti. Ah, sì. Porta una sega a te, vai. Alla prossima.